Ragazzi, doppia sfida perché voglio andare a trovare mio padre che è nel camper, che sarà a 200 metri di distanza con il drone, ma sotto la pioggia, vedete che sta piovendo fuori. Adesso sono nel garage perché qua tutti dormono, è prestissimo, e allora voglio andare a trovarlo lì. Magari atterriamo sul tetto del camper o non lo so, adesso farò qualche cosa, voglio vedere se sotto la pioggia ce la fa a resistere sto drone. Faremo una roba pazzesca, andiamo, andiamo. Allora, le cose sono due, o mi casca perché piove. Sta piovendo troppo, sta piovendo. Però proviamo lo stesso. Partito, è partito. Voi vedete le immagini? Sono sotto la pioggia praticamente. Andiamo, vediamo dov'è. Ancora non c'è, dovrebbe essere lì. Andiamo a vedere se è andato all'Ecom. Ah, sta piovendo fortissimo. Vedete voi le immagini, io sono sotto la pioggia qui praticamente, però torno a casa perché non si sa mai. L'ho preso, ce l'ho qua. Vedete quanto è bagnato. Sto parlando a bassa voce perché qui praticamente è prestissimo, io sono col drone in giro. Vabbè, ci vediamo dopo. Secondo tentativo. Mi metto qua, così riesco a guidare perché qua comincio subito a registrare, così vedete subito cosa ho fatto. Ecco, via. Partito, è partito. Ah, praticamente sono sopra di lui, sotto la pioggia. Sono un po' agitato, non riesco a parlare perché sono sotto la pioggia e non si vede niente praticamente. Eccolo, eccolo. Mi sta dicendo che ci sono i fili. Ecco, adesso torniamo a casa. Non riuscivo a parlare, però atterriamo adesso. Atterraggio perfetto, a dopo. Pioggia, 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 pioggia. Fammi entrare, fammi entrare. Fammi entrare. Fammi entrare. Sì, era un test. Ah, un test? È un test per YouTube. Ok.
Ok, cioè, ok. Ho visto, qualcuno l'ha fatto, però a rischio, hanno detto. Ma sì, bisogna usare il drone. Vabbè, okay. A dopo. E ho voluto fare questo video perché almeno così abbiamo testato se il FIMI 2020 è ancora affidabile per poter ancora comprarlo a fine 2022. Devo dire che è molto molto resistente, quindi questo test è stato più che altro un test per vedere se il mio drone andava in giro anche sotto la pioggia. È stato davvero emozionante, ho avuto un po' di fifa, ma diciamo che ce l'abbiamo fatta, come potete vedere nel video. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e accendete la campanella qui sotto, così riceverete una notifica che è uscito un mio video, niente di più. E seguitemi su TikTok, perché lì inserirò dei video, inserisco dei mini video dove faccio vedere proprio in maniera coincisa quello che voglio farvi vedere qui su YouTube. Quindi mi raccomando, seguitemi. Ci vediamo al prossimo video e ciao.